Bentornati a Mai Dire Gameplay, oggi sono in compagnia di Flavio e Ale e insieme vi faremo vedere la nostra personalissima top 5 dei giochi che non possono mancare e che non si capisce il motivo, non hanno mai fatto la storia nei videogiochi. Incredibilmente. È un peccato perché alcune sono veramente delle chicche esagerate. Quasi opere d'arte. Esatto. Io partirei con questo Sumo Tori, che è veramente molto interessante, al quinto posto. Vi sembra un combattimento di sumo? Invece no, perché agitano le manine così. Ma la cosa più bella, ragazzi, sono origami che sono venuti male, sì ma stracciati. No, il bello è che non si reggono in piedi. La simulazione di imbecille. Secondo me manca soltanto la musichetta di Ben Hill e poi perfetto. Possiamo fare grazie risate, qua. Attenzione. Spero che non lo veda De Sica, se no si fa un film su questo video. Probabilmente. Guarda che ho. Comunque devo dire che il realismo della caduta è... Guarda. Ragazzi, vabbè. Real life. Bellissimo. E tra una tarantella e un sumo. Passiamo al gioco dopo. Ok, passiamo oltre. Vediamo che abbiamo al quarto posto. Al quarto posto una simulazione. Questo era uno dei più belli che abbiamo visto. Andiamo a scendere o andiamo a salire? No, andiamo a salire e scendere. Adesso cosa abbiamo qui? Questo, ragazzi. È una simulazione. Scusate, chiamate vostra madre in questo momento. Chiamatela adesso. Sì, aspettiamo un attimo. Arrivata adesso. Ciao, mamma. Vai. Ciao, ok. Questo è il gioco per te, casalinga. Perché... se parte, ovviamente. Eccolo! dai leggendari creatori di Puzzle Simulator 2012. Questo è il 2013. Grande richiesta. Questa è una simulazione eccitante di un robot da cucina. Esatto. Versione esorcista. Esatto. Che va in giro e raccoglie la polvere. Vi potete anche sfidare in due a fare sfidoni. Multiplayer. Allora, segnatevi questo sito perché potete scaricarlo oggi gratuitamente. Abbiamo fatto una promo gratis per questa gente qua. Ma voi immaginate vostra madre che vi trova a giocare col pan. Bellissimo. Fantastico. Beh, comunque c'è sempre di meglio, diciamo. Sì. Passiamo al terzo posto. La terza posizione. Premio utilità. Questo qual era il gioco? 14. Attenzione che abbiamo anche... bellissimo. Quando sarete ottantenni ci giocherete come non so cosa questo giochino. Bellissimo. Ragazzi, non mi viene nemmeno in mente di che cosa si tratta. Anche questo è un simulatore. Track, muovete le tende. Signori e signori, al terzo posto il simulatore di tendine. Quanto è bello. Vi sentite? Un... perché puoi fare tante cose. Guarda il menu. Autoplay. Ma poi io vorrei... Vigorously. Attenzione, quindi non piano. Attenzione perché si rompono anche. Quindi c'è una fisica di gioco. Vi sentirete anche un po' Dio. questo gioco perché potete... Credo abbiano usato l'Avok come... Sì, no, è sicuramente come tecnologia. Sì. Guarda che belli. La Blizzard ci ha già messo le mani sopra, ragazzi. Io non so se siamo pronti per la quarta posizione. Passiamo al quarto. La quarta posizione. Stoppiamo perché troppe posizioni, mi stanco. Però troppe emozioni, ragazzi. Troppe emozioni. Questo è stupendo. Un altro simulatore. Io non so come descrivere. Il titolo parla chiaro. Allora, ragazzi, se avete problemi, Totally Accurate Toilet. Dopo una partita con questo gioco passano i problemi. Ok, stimola, la gente si è lamentata che noi recensiamo, diciamo, giochi di un certo spessore. Guarda qui, 4 meli di spessore. Un bel simulatore di download, diciamo. Ma andiamo subito a vedere. Vai, perché il pubblico preme. Sentiamo anche gli effetti sonori perché sono molto importanti nel gioco. Realismo. Nemmeno GTA. Eccolo. Se vi scappa qua la pioggia mattutina, se i bambini vedono questo programma e questa puntata è fatta. Abbiamo svoltato, siamo nel cast, esatto, certo che è. aspetta, cinema italiano.
monologo. Cosa sta parlando tra sé, se sta pensando all'universo. Esiste veramente un gioco? Andiamo a sentire la propria. No, beh, magari possiamo... Direi che abbiamo già dato abbastanza. Sì. Ma passiamo al primo posto. Quello che è l'estasi dei videogiochi. Siamo veramente pronti, perché se questo era il quarto posto, chi ci sarà? Attenzione, in Giappone, ragazzi. In Giappone, ragazzi, un gioco giapponese. Alcune cose le potete vedere solo lì, perché sono i migliori. Si sono dati all'Ippica. Diciamo proprio, gliel'hanno detto. Ebbene sì, ebbene sì. Passiamo al volume, che tanto voglio dire. Ecco. Io ho paura. È il tipico cavallo da Ippica giapponese. Quello cavallo. No, questo prega. No, aspetta, cosa arriva? La forma. Ai giapponesi ci piace la forma. Cavallo di Cloia. È il mio personaggio preferito, è questo. Le ietiche. Questo qua ha un boiler con sei zampe. No, sono gli omini che sono. Ragazzi, però in tutto questo, un boiler, questo è un boiler. Questo è un po', è vero, ragazzi, sono sbagliato. No, ma a me mi preoccupa una cosa, che questo sì è un videogioco, ma probabilmente in Giappone queste cose le fanno da no, è sport nazionale, si trovano nei bar a giocare a queste cose qua, io non lo so. Mi ricorda un po' Takeshi's Castle, ragazzi, le prove. In basso a sinistra è il nome del videogioco, Japan World Cup 3, perché hanno fatti 3, è impossibile. 3 episodi, ha avuto un successo incredibile. No, vi prego, fateci sapere se lo trovate, fatecelo sapere, perché... No, perché io il cavallo con gli occhiali. No, no, ma ragazzi, io vorrei fare una recensione veramente di questo gioco. Vorrei poter fare. Cosa sta facendo? No, è un razzo. No, è tipo. E ti sembra la faccia di no, no, Star Wars potrebbe essere la navicella. Di episodio 1. Quelle due stanno combattendo sul cavallo, ne vogliamo parlare. No, ma vabbè, vogliamo. Aspetta, fermi tutti. Vogliamo allora, fermi, cosa... fermi, fermi. Vai. Alza il volume, perché qua merita. Io non ci voglio credere, ragazzi. Ma voi l'avete già visto. Io vorrei sapere cosa dice. Secondo me il testo è una cosa figa. Il pubblico da casa può anche fare karaoke. Dai, ragazzi, se c'è qualche giapponese ci dica cosa sta succedendo. È Little Tony. Sentiamo un attimo la musica. Ah, piena di emozioni. Ragazzi, io non ci voglio credere. Io, meritatissimo. Io però, pensando al gioco di prima, vi faccio. Voglio farvi capire dove andrò fra due, forse 20 secondi. Va bene, e con questa chiudiamo. Calligolosi. Ci vediamo alla prossima puntata. Ciao. Ciao.